Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Ben ritrovati amici per questa mezz'ora di tecnologia ad altissima intensità. Scelgo dalla scaletta di questa settimana alcune chicche. Il primo smartphone flessibile è nato ed è anche in vendita su internet. Non l'hanno creato i grandi giganti che conosciamo, ma un gruppo di ingegneri usciti dall'Università di Stanford. E poi Elon Musk, si riparla ancora di lui, ha fatto rumore sui media con un tweet dove mostra l'avanzamento dei tunnel che sono sotto Los Angeles, sapete, si chiama Boring Project, e vuole mandare le macchine in questi tunnel per saltare le code. E poi chiuderemo con BlackBerry, l'azienda che aveva conosciuto gli onori di un mondo globale diffuso in tutto il mondo con i suoi messaggi in push. Andò in rovina, lo sapete, ma vive una seconda vita nella security e nei servizi per le imprese. Buona visione. Lo avevano annunciato già al Consumer Electronics Show di qualche anno fa, poi abbiamo visto rendering, abbiamo visto simulazioni in 3D, ebbene adesso arriva davvero il primo smartphone al mondo flessibile che può diventare un tablet. Ma attenzione, non arriva dai grandi marchi che noi conosciamo, bensì da un gruppo di ingegneri che si è laureata a Stanford e ha fatto una piccola società che si chiama Royol, e il prodotto è il bellissimo FlexPay. Adesso vi racconto un po' come si è arrivati a questa novità che cambia un po', apre una nuova era per lo smartphone, addirittura qualcuno dice che segnerà il prossimo decennio. Allora, non arrivano dal nulla, perché nel 2014 hanno realizzato degli schermi sensibili e pieghevoli con dentro dei sensori. Nel 2016 il primo cruscotto per auto flessibile, nel 2017 il primo blocco da scrittura intelligente RAW-WRITE, e poi arriva questo FlexPay che apre le porte a un nuovo mondo per la telefonia. Costa per ora $1,300 ed è prenotabile online. Qualcuno ha avanzato dei dubbi sulla cerniera, che a lungo si può usurare, ma loro rispondono con una frase lapidaria: lo abbiamo piegato in un test 200.000 volte ed è risultato indistruttibile. Ha un processore a 7 nanometri e un algoritmo di intelligenza artificiale. È predisposto già per le nuove reti 5G, una fotocamera grandangolare da 16 e 10 megapixel, display da 7,3, che poi diventa chiaramente tablet aprendolo e vi permette di lavorare comodamente, oppure di guardare film, oppure di fare dei videogiochi. E certo i ragazzi di Stanford non avranno i flussi di marketing e gli investimenti dei giganti del big tech, e quindi magari compreremo sì nei prossimi anni degli smartphone flessibili 5G, ma dalle marche che tutti conosciamo. Il mercato aerospaziale è uno dei più sexy del momento, come uso dire. Perché? Perché sta attirando investimenti di fintech e di grandi imprenditori, a cominciare per esempio da Jeff Bezos con la sua Blue Origin, poi c'è Richard Branson con Virgin Galactic,
c'è Elon Musk con SpaceX, e in tutto questo ecosistema non poteva mancare un robot molto particolare che diventa l'assistente degli astronauti dentro le stazioni spaziali. Si chiama Chinon e ha due madri molto autorevoli, una è la IBM e l'altra è Airbus. Ci appare come una simpatica palla di 32 cm di diametro, pesa circa 5 kg, il suo corpo è stato stampato da una stampante 3D e dentro a questo corpo sono nascosti 12 sensori laser, videocamere che permettono agli astronauti di dare a questo cobot, cioè un robot collaborativo, dei comandi vocali senza usare mai le mani. È costato $1 milione e il primo astronauta che interagisce con lui è il tedesco Alexander Gerst sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gerst ha detto: non potrei più fare a meno di Chinom. Chinom è un acronimo, ovviamente agli americani piacciono questi acronimi, di Crew Interactive Mobile Companion. Sappiamo che Elon Musk, l'imprenditore visionario che secondo la comune opinione doveva prendere il posto di Steve Jobs nell'immaginario collettivo come guru che cambia il mondo, sta perdendo un po' di colpi. Sapete che Tesla è stata passata a un altro CEO, ma lui non demorde. Ha appena pubblicato un tweet che riguarda un altro dei suoi fantasmagorici progetti. E il tweet ci racconta infatti il progresso di Boring Project. Si vede in questa immagine una talpa che sta scavando nel ventre di Los Angeles, perché è lì che Elon Musk permetterà alle auto di saltare le lunghissime code nella città degli angeli, dove potete stare in coda anche 3-4 ore. L'avanzamento del progetto parla già di un tunnel realizzato di 3,2 km largo 9 metri. Le auto verranno sparate a 250 all'ora in questi corridoi sotterranei dentro delle capsule di contenimento per poi riemergere quando l'ingorgo sarà passato. È un servizio riservato agli utenti che pagheranno l'abbonamento, quindi praticamente ciao poveri, quelli che non hanno i soldi per questo servizio faranno la coda per tutto il giorno, ma prevede anche una versione per i mezzi pubblici. Sembra fantascienza, però il Boring Project ha ricevuto già l'ok dai governatori di vari stati, fra cui la California, la città di Chicago e Washington DC. Quando qualcuno bussa alla porta di una startup e offre a nome di Tim Cook, il CEO di Apple, 50 milioni di dollari per comprarla, in genere in questa startup saltano i tappi di champagne, ed è quello che è successo in qualche modo ai fondatori di Leap Motion. Loro si chiamano Michael Buchwald e David Holtz. Ma per qualche strano motivo, ancora segreto, poi questa acquisizione non è sopravvenuta. Quindi Leap Motion non fa parte del pianeta Apple. Ma andiamo a conoscere che cosa fa Leap Motion di tanto importante per attirare l'attenzione dell'azienda con più valore al mondo. Intanto mette insieme il mondo della virtual reality con quello della realtà aumentata e con risultati davvero sorprendenti.
Nelle immagini vediamo per esempio un rapido escurso in questa realtà completamente fluida, dove si naviga ma si interagisce in maniera proattiva. I campi di applicazione di questa tecnologia sono svariati. Una è per esempio l'architettura, ma può essere anche la progettazione di industrial design, possono essere i videogiochi, può essere l'intrattenimento nelle sue formule più ampie. Il mercato dell'intelligenza artificiale, secondo Gartner, vale 1.200 miliardi di dollari e cresce con un tasso del 70% anno su anno. Quindi nessuna azienda si può esimere da questa rivoluzionaria nuova tecnologia. La novità della settimana arriva da un gigante come Microsoft, che ha messo a punto un sistema di chatbot molto sofisticato che si chiama Xiao Eyes. 喂，我是小冰，现在心情好点没？有点不放心你。 È un concorrente diretto di Google Duplex, che voi conoscete, sapete quello che permette di fare nelle ultime versioni di Google chiamate telefoniche indipendenti, oppure prenotare ristoranti, oppure fissare appuntamenti di qualsiasi genere. Questo social chatbot in sostanza è capace di fare le stesse cose che fa Duplex e forse anche qualcosa in più. Xiao Eyes è stato sottoposto in Cina a un test molto molto pesante. Circa 500 milioni di amici lo hanno usato attraverso 16 canali sui servizi di messaggistica cinese, tra cui WeChat, che come sapete è una community enorme con cui i cinesi pagano anche il ristorante oppure le bibite al bar. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, dice che Xiao Eyes sa interpretare uno show televisivo, sa scrivere poesie ed è diventato praticamente in Cina una celebrità, come se fosse una pop star o un calciatore. Nadella dice che Xiao Eyes riesce a conversare con chiunque, perché non è un risultato a cui arrivi in un pomeriggio, è stato addestrato con oltre 1 milione di chiamate. Esattamente come Duplex, Xiao Eyes ha un intercalare che somiglia a quello degli umani. Quando per esempio tu gli fai una domanda, risponde cioè fa questi versi che fanno un po' ridere, ma che cercano di avvicinare la macchina all'uomo. Non facciamoci troppe illusioni, l'intelligenza artificiale, il machine learning sono solo nell'età della pietra, i progressi da fare sono enormi, gli investimenti altrettanto enormi, però una cosa è certa, nessuna industria, da quella manifatturiera alla finanza, potrà esimersi da queste nuove tecnologie. E tra i voice assistant che sono presenti sul mercato arriva una grossa novità dal gigante coreano Samsung. Oggi noi possiamo contare, come sapete, su Alexa, su Siri, su Google Home, su Cortana di Microsoft, ma quello di Samsung si rivela molto sofisticato e si chiama Bixby. Esiste già nella versione italiana e risiede, oltre che negli smartphone di fascia alta della Samsung, anche in SmartThings, la piattaforma proprietaria della Samsung che controlla la Samsung Family Hub. Hi Bixby. Good morning mode, please. Very good. Honey, will you call me Uber, please? I have to hurry. Okay. That's very nice. Daremo i nostri comandi vocali alla casa e all'ufficio attraverso questo nuovo prodotto che si chiama Galaxy Home, un assistente vocale su cui l'azienda coreana ha investito moltissimo anche a livello di design per dare l'idea di un prodotto premium. Sapete che questa fascia è quella su cui stanno puntando tutti i grandi produttori di device
perché aumentano in questo modo i loro margini. Massima qualità nei dettagli e per esempio tutto l'aspetto dell'audio è stato affidato a una joint venture con uno dei leader del settore che conoscete tutti e che è AKG. H-Farm, l'idea di aprire un villaggio dell'innovazione nella tranquilla campagna trevigiana dove si pensa più facilmente al prosecco che alla rivoluzione digitale, l'ha avuta, sappiamo tutti, Riccardo Donadon ed è stata un'ottima idea perché il CEO di Apple, Tim Cook, ha inserito H-Farm tra i 100 migliori campus al mondo. Soddisfazione non da poco. Il progetto saluta quest'anno una crescita del 20% delle risorse e delle idee incubate nella struttura. Parola d'ordine resta Open Innovation per tutte le collaborazioni già messe a segno con Deutsche Bank, Henkel, Candy, Generali, per fare qualche nome. Una delle sfide su cui si stanno dedicando oggi i manager che affiancano Donadon è la trasformazione del mercato del lusso nell'era digitale. Quella del lusso è una grande scommessa per capire se la trasformazione digitale potrà evitare a marchi storici come Versace di migrare verso mani straniere. La storia di H-Farm la trovate anche con le interviste ai protagonisti sul mensile Forbes. BlackBerry, ce lo ricordiamo tutti, aveva conquistato con il suo sistema di messaggistica in push tutto l'universo mobile e poi d'improvviso tracollò. Ma oggi ha una seconda vita, molto interessante perché offre sistemi di sicurezza e soluzioni software alle grandi aziende. Quindi si è spostata dal mercato, diciamo, consumer a quello business e continua a fare anche smartphone. La notizia di questa settimana è che ha acquisito una società che si chiama Cylance per 1,4 miliardi di dollari. Che cosa fa Cylance? Nel video che vi sto mostrando c'è praticamente la sua più famosa installazione dedicata alla sicurezza informatica e siamo a mettere in sicurezza la Opera House di Sydney, una struttura che è stata valutata da Deloitte 4,6 miliardi di dollari. Cylance è nata a Irvine, nella contea di Orange, in California, e usa tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e machine learning e soprattutto analisi predittiva per evitare ogni tipo di intrusione nei sistemi informatici che contengono i dati sensibili delle aziende. I numeri parlano di 4.000 clienti enterprise, 130 milioni di dollari di fatturato, una crescita del 90% e il CEO di BlackBerry, John Chen, ha dichiarato che con l'integrazione di questa nuova società adesso BlackBerry può offrire alle aziende una formula 360 gradi per la sicurezza.
Con un passato ai vertici di Che Banca, Roberto Ferrari ha deciso di cambiare vita, di cambiare settore e ha messo in piedi una piattaforma molto interessante che vuole vendere nel mondo i prodotti del nostro artigianato, i prodotti del design industriale italiano e dell'arredamento. Si è ispirato un po' a Italy, ma in questo caso non vende food, ma vende artigianato e design. La piattaforma si chiama Design Italy e si impegna a diffondere nel mercato mondiale le nostre eccellenze. È stato ispirato a Ferrari anche da un evento milanese di grandissimo successo internazionale che è il Salone del Mobile, collegato poi alla Design Week. La mission di Design Italy però va oltre la vendita online. Vuole infatti offrire agli artigiani e alle PMI del settore arredamento design un modello chiave in mano, per esempio la creazione di un catalogo online e di un sito di e-commerce che permetta la vendita con tutti i margini di sicurezza di cui si ha bisogno. L'intervista a Roberto Ferrari la trovate anche sul mensile Forbes. Tutto il mondo del blockchain, delle criptovalute sta diventando un po' una moda, a volte anche, come dire, esagerata, ma sta anche ispirando delle storie di successo di imprenditori nuovi della nostra economia, come per esempio Francesco Fasanaro, che adesso vi vado a raccontare. La sua società si chiama Fidelity House e si può riassumere in un motto la strategia di questa società, che di praticamente, se conosci l'uso sapiente degli algoritmi, puoi partire alla conquista del mondo. Questo dice Fasanaro. Che cosa fa Fidelity House? Distribuisce e rende virali contenuti di vari autori, ripartendo con loro gli utili sotto forma di criptovalute. Stiamo parlando comunque di una realtà molto ampia, 750 milioni di pagine viste su Facebook in un anno, 5 milioni di fan, 2,8 milioni di fatturato dalla digital advertising. La prossima tappa di Fasanaro è sviluppare un sistema capillare di blockchain per far passare attraverso questi sistemi sia i contenuti che devono essere originali, sia i pagamenti in criptovalute. Anche la storia di questa società con l'intervista a Francesco Fasanaro la trovate sul mensile Forbes. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com.